Ne abbiamo viste delle belle stasera qui in Largo Aretusa per Miss Mondo Italia, seconda selezione provinciale. 18 bellezze nostrane, la spuntata Marika Pandolfo da Catania. Allora, parlaci di te, bella ragazza. Buonasera, io mi chiamo Marika, sono di Catania. Sono iscritta alla Facoltà di Economia di Catania, devo fare il terzo anno. Nella vita ho messo sempre al primo posto lo studio perché per me è la cosa più importante, però non mi sono mai tolta i piccoli piaceri come i concorsi e soprattutto ho due grandi passioni, la cucina e il make-up. Un piatto preferito, ecco, cosa cucini a casa? Oltre... Il mio piatto preferito sono le scaloppine al vino bianco perché ho sperimentato per un anno per farle divenire perfette, fino a quando ci sono riuscita. Adesso cosa farai, visto che questa fascia è così importante che hai conquistato qui a Siracusa questa sera? Intanto vediamo alle regionali come va, poi se va bene che ben venga. Io non sono una ragazza che mi immagino già con la corona, però perché sono molto scaramantica, quindi come va. Chantal Renato, 15 anni, seconda classificata questa sera, contenta? Sì, tantissimo, grazie mille. Tu cosa fai, studi? Sì, studentessa, presso il liceo artistico di Siracusa. Da grande cosa vorrei fare? Allora, da grande vorrei fare sia la ballerina che la modella. Sì. Fidanzata? No. Dedichiamo questa vittoria a chi? Ai miei genitori. Terzo posto per Fabiana Tomarchio, contenta? Certo, contentissima e soprattutto di aver fatto questa esperienza. Cosa fai? Studi tu? Sì, sono una studentessa e studio al liceo linguistico di Siracusa. E faccio anche danza, è la cosa che insomma mi rappresenta di più da quando sono piccola e mi piace moltissimo. Vittoria dedicata a? Alla mia famiglia, perché comunque mi accompagnano ovunque e sono sempre presenti in tutto ciò che faccio. Silvia Falco, anche questa è andata bene? È andata benissimo, è andata davvero bene, abbiamo avuto una location spettacolare, la Fonte Aretusa, e siamo molto soddisfatti e niente, stanchi da morire, però è stato un buon risultato. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento non lo speriamo ancora, però ci stiamo lavorando.